Caso Villa Margherita, la clinica che è stata al centro di aspre polemiche perché individuata come la fonte del contagio da Covid-19 che ha fatto schizzare verso l'alto l'asticella della crisi sanitaria in provincia di Benevento. Dal 27 marzo, e cioè dal giorno della chiusura della struttura e dall'inizio dell'escalation della propagazione del virus, si sono susseguite ridde incontrollate di asserzioni, una su tutte quella del paziente zero irpino, assai claudicante per la verità, e che sono ora tutte sotto la lente di ingrandimento della magistratura che su Villa Margherita ha aperto un'inchiesta. I vertici della struttura, intervenuti all'interno di uno speciale che andrà in onda sulla nostra rete, usano assoluta diplomazia ma difendono il loro operato. Villa Margherita ha tenuto regolarmente dei CIO, cioè dei comitati infezioni ospedaliere, varie sessioni, nelle quali appunto allora venivano ad essere individuate le misure che poi sono state peraltro verificate dall'ASL medesima. L'ASL allora il giorno dopo la nostra comunicazione di possibile caso Covid, stiamo parlando la nostra comunicazione del 23, la stessa ASL il 24 ha provveduto a fare una ispezione in Villa Margherita al fine di verificare se le azioni preventive erano state poste in essere. Questo a dire che Villa Margherita, lei faceva cenno alla comunicazione di Villa Margherita, Villa Margherita non ha ritenuto di comunicare, ha ritenuto di lavorare soprattutto in collaborazione con l'ASL.